Un saluto a tutti gli amici di WeTech.it. Oggi vedremo come installare un sistema operativo Windows su Mac utilizzando un'alternativa gratuita a Parallel Desktop. Sto parlando di UTM, un'applicazione open source disponibile sul sito dello sviluppatore. Metterò il link in descrizione. UTM funziona più o meno come Parallels. In pratica è possibile creare degli ambienti virtuali su Mac in cui sarà possibile installare Windows ma anche altri sistemi operativi come Linux. Tuttavia, l'aspetto più interessante è il pieno supporto ai nuovi processori Apple Silicon. Una volta scaricato il DMG di UTM, basterà trascinarlo nella cartella applicazione come si fa con ogni altro programma, successivamente lanciarlo. Per questa guida serviranno altri due file, si tratta di due file ISO. Il primo, Spice Guest Tools, che è reperibile sul sito del produttore, metterò anche di questo il link in descrizione, e il secondo è l'ISO della versione di Windows che vogliamo installare. In questo caso ho scaricato Windows 11 in italiano, direttamente sul sito Microsoft. Allora, una volta lanciato, UTM, dobbiamo cliccare su Create a New Virtual Machine. Nella scheda Information mettiamo un nome per la nostra macchina, in questo caso Windows 11, e come icona scegliamo Operating System. Spostiamoci adesso nella cartella System e lasciamo come architettura x86-64 se il nostro processore è un processore Intel, oppure ci spostiamo su ARM 64 se il nostro processore è un processore ARM Apple Silicon. In questo caso il mio Mac monta un processore Intel, quindi lascerò x86-64. Lasciamo invariato il campo System e aumentiamo la memoria fino a 8 GB nel caso di Windows 11. Adesso spostiamoci nella cartella Drives. E qui facciamo import drive e andiamo a selezionare l'ISO di Windows. In questo modo abbiamo creato diciamo un'unità virtuale con l'ISO di Windows. Adesso clicchiamo su New Drive, lasciamo invariato IDE, nel caso di processore ARM, se non erro, la voce da inserire è USB e come dimensione mettiamo 20 giga minimo. Questa è la dimensione del disco su cui si andrà a installare il sistema operativo, cioè Windows. Facciamo create, manca un'ultima operazione, sempre cliccando su New Drive, lasciamo invariato l'interfaccia IDE. Nel caso di processore ARM, sempre USB, e poi clicchiamo, cioè spuntiamo la casella Removable. Facciamo Create. Abbiamo creato queste tre, scusate, unità virtuali, e non resta che fare Save per salvare la macchina virtuale. A questo punto selezioniamo la macchina virtuale sulla sinistra e ci reghiamo sull'ultima riga CD/DVD. Da qui selezioniamo Browse e scegliamo Spice Guest Tools. Arrivato a questo punto non resta che lanciare il sistema operativo. Clicchiamo su un tasto per avviare il boot da CD. E attendiamo che parta l'installazione di Windows. Nel caso in cui compaia questo messaggio, significa che il nostro PC, la nostra macchina, non soddisfa i requisiti minimi per installare Windows 11. È possibile eludere questo blocco semplicemente aprendo il terminale. Quindi clicchiamo su maiuscolo ed F10 per aprire il terminale. Da qui dobbiamo digitare regedit.exe. Ok, si aprirà l'editor del registro di sistema. Qui dovremo navigare fino
local machine, system, setup. Facciamo destro mouse sulla cartella setup per selezionare nuovo chiave. Chiamiamo la nuova chiave labconfig, scritto L maiuscolo, lab, C maiuscolo, config. Ok, adesso ci spostiamo nella parte destra, nella schermata destra, insomma, e col destro mouse facciamo nuovo valore di word 32 bit. E questa volta lo chiamiamo bypass, scritto in questo modo, tpm check. E diamo invio. Rivediamo l'operazione, nuovo valore di word 32 bit e questa volta lo rinominiamo bypass secure boot check. Diamo invio anche qui. Non è finita qui perché dovremo impostare i due valori. Apriamo il primo e nella casella dati valore digitiamo 1. Diamo ok. Stessa cosa col secondo valore. Digitiamo 1 nella casella dati valore e clicchiamo su ok. Adesso possiamo procedere all'installazione. Chiudiamo il terminale. Chiudiamo questa schermata di errore. E ripetiamo l'installazione che a questo punto dovrebbe andare a buon fine. Arrivati a questa schermata è importante selezionare l'opzione di installazione personalizzata. Lasciamo invariata questa schermata e clicchiamo su avanti e attendiamo l'installazione di Windows. All'avvio di Windows rimane da fare un'ultima operazione, ovvero quello di installare Spice Guest Tools. Apriamo Esplora risorse, selezioniamo dalla colonna di sinistra l'unità CD e QEMU e lanciamo l'exe di Spice Guest Tools. Rispondiamo sì alla comparsa del pop-up e procediamo con l'installazione. Questo applicativo installerà tutti i driver necessari al funzionamento del sistema. Clicchiamo su Finish. Come vedete, Windows 11 è stato installato, è pronto all'uso.